Adesso la prima lettura che ci propone la nostra lettrice ufficiale è intitolata Il Varco, pagina 15. Nella notturna quiete è grato il crepitare della pioggia. Si tranquillizza il cuore. Pare che in ogni goccia si discioglia la pena più gravosa e vengano alla luce antichi sogni. È spalancato il varco dimenticato della fantasia, dell'illusione dolce di un tempo regalato dal destino. Si rasserena il cielo, riaffiora la tempesta dei pensieri. La seconda poesia che viene letta è quella di pagina 17, Una scia di profumo. Ci prepariamo ad essere contagiati da questo dato olfattivo. Che cos'è una scia? Che cos'è il profumo? Che cosa Elisabetta, associando queste due parole, vuole dire in poesia? Ascoltiamo. Una scia di profumo. Siamo navi travolte dall'onda. Fiduciosi aspettiamo che si brachi la grave tempesta per raggiungere il porto. Dentro un mondo sconvolto e impaurito, stenta ancora a fiorire quell'antico ideale d'amore. Ma una scia di profumo si conserva nel cuore dell'uomo come seme di vita e si spande attraverso i millenni. La poesia L'avventura umana, pagina 39. Il primo verso mette in evidenza una folla variopinta. È la folla che è variopinta. Sono gli abiti che portano le persone che formano la folla ad essere variopinti. O variopinta è un'altra folla che noi non conosciamo, di cui non riusciamo a vedere bene la qualità di queste tinte che sono varie. Ascoltiamo. L'avventura umana. Mi muovo tra la folla variopinta, un irrequieto fiume che senza posa scorre dai primordi. Stupita, insieme agli altri, mi sento parte di un disegno immenso che non si può spiegare. Sospinti dall'amore per la vita, interpretiamo un ruolo. Ma la recitazione è improvvisata. La folla mi trascina in una comunanza di problemi. S'attenua lo sgomento e prosegue il percorso del destino che ci ha chiamato tutti ad affrontare l'avventura umana.